Allora, siamo in collegamento telefonico con il dirigente del Piacenza Calcio, Marco Chanò, che saluto. Buonasera, Chanò. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua, ciao Marco, sono Amorini. Allora, 9 giornate, è il momento della pausa, 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Ecco, questo inizio di campionato del Piacenza è in linea con le vostre attese? Intanto buonasera a te Andrea. Diciamo che probabilmente qualche punto ci manca in quello che magari volevamo prefissarci, però siamo ben consci che insomma, la squadra è fortemente cambiata rispetto all'anno scorso e quindi sono tappe di un percorso di crescita che soprattutto io dico nelle prime 10 giornate sono più che plausibili. La sensazione per chi come noi commenta le prestazioni della squadra, appunto come giustamente stai dicendo tu, che Franzini ancora stia cercando l'alchimia e stiamo parlando di un super allenatore, quindi vuol dire che c'è ancora tempo per mettere a posto i meccanismi di una squadra molto nuova, soprattutto in mezzo campo. Hai detto bene, Franzini è un allenatore molto intelligente, molto maturo soprattutto, e sa che ha nelle mani un gruppo di giocatori nuovi e chiaramente deve trovare quei piccoli assetti che consentono di avere anche una continuità non solo durante di gara in gara, ma anche durante le stesse fasi della partita. Ricordiamoci anche che abbiamo alcuni giocatori che dobbiamo recuperare, che riteniamo importanti, primo su tutti Corazza, che ci darà sicuramente un peso offensivo maggiore a quello che è il reparto che forse oggi è maggiormente in ombra. Ecco Marco, tu hai ricoperto la carica di dirigente ormai da diversi anni, cioè hai visto praticamente tutta la trafila della società dai tempi della Lupa ad oggi. Alla luce dell'esperienza, insomma, che ti sei fatto in tutti questi anni, che sensazioni hai in questa stagione, anche a livello di gruppo e di ambiente, ecco? Beh, gruppo, io direi che è un gruppo eccezionale, questo mi lascia veramente ottimi sapori perché se una società, prima di tutto, è forte, riesce ogni anno a creare un buon gruppo, anche merito chiaramente delle persone di cui ci si circonda, a partire da Franzini, da Matteassi, da tutto il resto della società che ci sta attorno, direi che è già un grande primo passaggio, è una cosa molto importante per una società perché credo che poi anno per anno ci siano nuove avventure, nuovi imprevisti e la società deve essere sempre forte. Io credo che è qualcosa che spesso si lascia un attimino in subordine, ma la prima cosa importante è che la società sia forte nelle decisioni, non solo economicamente, ma anche nelle decisioni e nel modo in cui opera. E devo dire che siamo cresciuti molto. Io che sono qui da 6 anni, come giustamente evidenziato, mi ritengo ormai un fortunato perché nel mondo del calcio è tutto molto volubile. Ho visto questa società crescere molto nel modo in cui prende le decisioni, nel modo in cui riflette, nel modo in cui si confronta con le varie parti della società, che sono poche, chiare e soprattutto molto ben unite. Ecco Marco, quando, rimanendo a parlare di società, visto che sei il direttore generale, quindi il responsabile di tutta questa Piacenza Calcio, quindi un ruolo molto importante, a che punto della crescita è la società? La domanda è doppia. E dove vedi questo Piacenza in un medio periodo, cioè 3-5 anni? Beh, è una domanda molto interessante, è una domanda di che ci siamo fatti in società. Io penso che siamo oggi al 50%. Abbiamo sempre operato con la politica dei piccoli medi passi, dico piccoli perché ogni scelta ragionata, e dico medi perché una piazza come Piacenza non può ragionare in piccolo, quindi non può, deve ragionare sempre in medio periodo. E direi che siamo una società in costante crescita e credo che ci siano tutte le basi per poter nel medio termine puntare a quello che è un obiettivo che deve essere un obiettivo come una società come Piacenza, che è la Serie B, anche in virtù degli scenari sportivi, delle riforme dei campionati che ci saranno davanti a noi. Appunto, era proprio, mi dai là una domanda che ti volevo fare. Ecco, qual è il futuro secondo te nei prossimi anni di una categoria così
come la Serie C, e tu mi hai già risposto ovviamente che l'obiettivo del Piacenza non può che essere la Serie B, ma con le riforme dei campionati, questa Serie C che cosa può diventare? C'è una base solo per i giovani, oppure l'opposto, un cimitero degli elefanti per i giocatori che non trovano più spazio ad una certa età? Ecco, come lo vedi il futuro di questo campionato? Io credo che la riforma di riduzione delle squadre professionistiche sia un passaggio obbligatorio. Credo che siamo a livello europeo una delle poche leghe che ha Serie A, Serie B e tre serie professionistiche. Quasi ovunque solo la Serie A e la Serie B delle rispettive leghe europee sono professionistiche. Io penso che la riduzione sia obbligatoria perché c'è troppa disomogeneità in giro per l'Italia, difficoltà di sostenere una categoria come la Serie C che è altamente costosa e poco remunerativa, il passaggio chiaramente di giocatori della Serie C al massimo campionato è molto assai difficile, quindi credo che una riduzione di una concentrazione di squadre, le migliori squadre sia un passaggio obbligatorio, di contro verrà creato una lega come la vecchia C2 che si chiamerà di fatto D-Elite, che raggrupperà tutte quelle piazze che potranno comunque godere di ottimo spettacolo con una defiscalizzazione e forse un contesto di campionato più consono, ecco, perché credo che comunque sia bisogna dare anche concretezza, solidità alle società. Purtroppo i casi di Modena recente o di altre società nel recente passato minino la credibilità di questo campionato e soprattutto la programmazione di chi invece le cose le fa seriamente, e qui ci metto anche chiaramente il Piacenza Calcio. Grazie, grazie Marco Scenova. Grazie buona Marco, serata. A presto, in bocca al lupo. Grazie a voi, un grande saluto a tutti e due.